Benvenuti a questa veloce panoramica dei principali strumenti di Adobe Photoshop. Partiamo da questo che potete vedere qui, che è lo strumento sposta, tasto V dalla vostra tastiera. In qualunque momento, premendo il tasto V, potete richiamare questo strumento. Vediamo un po' come funziona. Prima cosa da dire è che quando apriamo un nuovo documento, questo è un documento nuovo appena aperto, il nostro livello è bloccato. Quindi se proviamo a spostarlo, ci viene fuori un messaggio che ci dice che non lo possiamo fare. Per poterlo muovere, basta fare doppio clic sul nome. Da sfondo si trasforma in livello 0, gli diamo ok, da questo momento il livello è sbloccato e possiamo trasportarlo dove ci pare. Lo strumento sposta serve anche a trasportare un'immagine da un progetto all'altro. Qui abbiamo aperto questo progetto, se vogliamo trasportare questa immagine in quest'altro progetto, non facciamo altro che prenderla, trasportarla sulla tab del secondo progetto, ci apre il secondo progetto e la lasciamo cadere qui dentro. Questo è il modo corretto di trasportare un'immagine da un documento all'altro. Funziona anche il copia e incolla, però questo è meglio, è più efficace e vi consente di trasportare più livelli per volta. Basta selezionare più livelli, tenendo premuto il tasto Shift, ed è possibile trasportare più livelli da un documento all'altro. Ecco qui, vedete che si sommano. Lo strumento sposta può spostare qualsiasi livello su cui noi stiamo lavorando, posto che l'abbiamo selezionato. Se selezioniamo più livelli, li spostiamo tutti insieme. È anche possibile, quando si lavora su un documento con molti livelli, selezionare questa opzione, selezione automatica. In questo modo, nel momento in cui io vado a selezionare un oggetto, mi verrà selezionato automaticamente il livello corrispondente. Questa cosa è rischiosa perché se ho dei livelli che si sovrappongono, vedete, in questo momento io sto lavorando sul livello 2, ma se io clicco qui, la mia intenzione potrebbe anche essere quella di lavorare sul livello sfondo, invece siccome c'è questo livello di mezzo, continuo a lavorare sempre su questo livello. Per andare a lavorare sul livello sottostante, deseleziono quell'opzione e torno a selezionare i miei livelli a mano. Altra cosa che è bene sapere: lo strumento sposta si aggancia di default automaticamente ai margini del documento o alle guide. Come potete vedere, quando io mi avvicino alla guida, lui si aggancia automaticamente. Quando mi avvicino a un bordo, qui a sinistra, lui si aggancia automaticamente. Questo perché è impostato allineamento a tutto. È possibile eliminare quest'opzione, oppure, come consiglio, se per un momento preferite bypassarla, è sufficiente che teniate premuto il tasto CTRL mentre spostate la vostra immagine, premete il tasto CTRL e quindi l'allineamento viene bypassato e posso muovere liberamente la mia immagine. Altra cosa che è bene sapere: selezionando un livello e premendo il pulsante ALT, opzione su Mac, vedete che la freccia, il cursore, si trasforma. Se io, tenendo premuto ALT, clicco e trascino, sto creando una copia del mio livello, esattamente uguale. È come fare copia e incolla, solo che l'ho già trascinata in una nuova posizione. Beh, spero che questo video vi sia servito per capire, per familiarizzare un pochino con lo strumento sposta. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un like o un commento e non dimenticate di iscrivervi per sapere come funzionano gli altri strumenti di questo formidabile applicativo.